San Giuseppe, 19 marzo, tortelli, che noi non facevamo a Carnevale, facevamo per San Giuseppe. Dunque, ricetta della nonna. Uova, 3. Zucchero, 3. Latte, goccino. Olio, pochetto. Cominciamo a mescolare. Lievito, adesso è lievito istantaneo, probabilmente la nonna usava un po' di pasta del pane col lievito madre, allora si usava a fare il pane in casa, noi dico abitavamo dove adesso c'è la casa di accoglienza, andavamo a Ponte Vecchio con una carriola di lievitato, come si diceva, al forno di Ponte Vecchio per fare il pane, tornavamo con una carriolata di ruote di pane. Farine, quanto basta per avere una consistenza cremosa, 3-4 etti, adesso vediamo. Sa che ce ne vorrà di più. Pazienza. Poi c'è chi mette le mele, mia nonna metteva l'uvetta, la metteva a bagno prima e ci siamo quasi. Una roba, forse ancora un goccio di farina accucchiata. Uvetta, ho trovato questa uvetta che è morbida, pulita, non devo neanche risciacquarla, figuriamoci metterla a bagno. Mi sembra che si vada bene. Tanto uvetta, che buono. È il buono delle frittelle. Eccole qua. Adesso appena l'olio è caldo, a cucchiaiate, trasferisco l'immagine. Pentolone dell'olio, con due cucchiai, vediamo un po', lascio vedere un friccichino per vedere se l'olio è a posto, si frigge. Le ricette dicono bisogna guardare se l'olio è arrivato a 170 gradi. Noi faremo occhio come faceva la mia nonna. È caduta un po' d'acqua. Non li facciamo grandi perché sennò poi cuociono male all'interno. Gonfiano che è una meraviglia.
Questo è un piano sequenza, vi fa vedere quanto poco tempo ci vuole per una ricetta semplicissima. Facciamo l'ultima. Le rigiriamo perché dorino bene un po' in tutte le parti. Quando sono belle dorate, togliamo, scoliamo dall'olio, carta assorbente, una volta c'era la carta zucchero, quella bella azzurra, color carta da zucchero. Questa mi è scappata. Spolveriamo con lo zucchero. Proviamone una. Zucchero. Buonissima. Buon San Giuseppe a tutti, il papà di Giuseppe, cominciando dal nostro parroco, che è Giuseppe e papà spirituale. Auguri.